Beh, ritrovati su Restrati, ci siamo qua solo per i Mercenaries 4, nel 1693. La Prussia è grande ed imperiale e stiamo finendo una guerra per diminuire ulteriormente il potere dell'Austria. Perché vogliamo centralizzare l'impero e ci serve un'Austria ancora un po' più debole di così. Intanto siamo in guerra anche con Ungheria e Co, quindi c'è un attimo da darci una calmata. Allora, voglio sicuramente espandermi un po' ai danni di Nitra. Aspetta, Nitra è in un'unione con l'Ungheria. Sì, è in un'unione con l'Ungheria, quindi dobbiamo fare pace poi con l'Ungheria. Questa povera Polonia che esiste qua, morente in questa singola provincia, deve essere finita una volta per tutte, a breve. Guardate la, no la nostra Russia alla faccia, sta venendo bella che devastata. Perché non avete abbastanza truppe? Io non lo so. La Russia dovrebbe avere un'economia bella forte oramai, considerato tutto il commercio che gli arriva qua. Non è che noi ci facciamo dare niente al commercio, siamo sul trono della Russia, non dovremmo stare lì a fare le sanguisughe per come funziona appunto la Personal Union. Fatemi liberare Mulhouse. Riparazioni. Un altro stato imperiale che esiste. Abbiamo indebolito Baden, che ha ambizioni imperiali. Ma francamente, le loro ambizioni imperiali fanno un po' ridere. Mi prendo un po' di roba dall'Ungheria per davvero. Fammi un po' vedere qua se c'è qualcosa di interessante. Ma che non c'è niente di così tanto interessante. Allora, prima di fare pace con l'Ungheria, voglio andare a occupare questo pezzetto di Moldavia. Voglio far confinare la Russia con gli ottomani. Il mio sogno è dare alla Russia Costantinopoli, Tsargrad. Tanto se sempre un trono associato nostro, eh. No, non finiremo mai qua queste idee diplomatiche a furia di chiedere cose che non sono parte degli obiettivi. La Dalmazia continua ad aggiungere province all'impero. L'impero si estende. L'armata imperiale fa una gran figura. Allora, voglio far dare alla Russia questa provincia. Noi ci annettiamo queste altre. Di Nitra, coalizione, per dire, non esiste. Non è grossa, non è rischiosa. Non possiamo fare pace con l'Austria adesso, però. Caspita, quanti punti sto spendendo diplomatici. Devo darmi una calmata con queste paci. Ma che war score? Ah, perché mi faceva chiedere solo cose all'Austria il casus belli. Ecco perché stiamo spendendo tutti questi punti diplomatici. Non importa, non importa, non importa. Ci tornano. Abbiamo i consiglieri livello 5. Separatisti di Nitra. No, grazie. Fatemi far sparire la Polonia. Vediamo anche alla Russia. Era una singola provincia. I Timuridi hanno ridichiarato guerra agli ottomani. Dopo essersi presi un po' di province, li riattaccano, visto che gli ottomani non hanno neanche più 100.000 effettivi, mentre i Timuridi ne hanno 300.000 di effettivi. Alla faccia. Io inizio a portare truppe qua, sia perché voglio liberare questi territori che sono stati occupati nominalmente, ma che adesso la Russia si recupera, sia perché voglio poi fare una guerra in Asia. Non so ancora con chi, bene, ma la facciamo sicuramente. Infatti adesso reclutiamo anche un'altra armata. Velocità 5, perché tanto stiamo aspettando di assimilare un po' di core. Facciamo un po' di tribunali. Eh sì, municipi come sempre. Municipi e tribunali, livello 1 e 2. Capacità governativa. Stiamo aiutando a convertire i territori dei nostri vassalli e degli altri troni associati al trono di Prussia. Cosa mi consigli qua? 65% di commercio al largo di quella costa. Al momento abbiamo solo più 47. No, vabbè. Religione di Aachen deve diventare protestante. Questi sono diventati cattolici? Attenzione, libera città ribelle. Ritiriamo su la militarizzazione.
Uff, che roba. Nessuno voterebbe per la riforma al momento perché siamo overestesi. Morto lo scienziato di corte, maestro della zecca di cultura burgunda, lo possiamo promuovere oltretutto, visto che è di cultura accettata. Quando è che muore il Friedrich Wilhelm II e sarà al trono il Friedrich Wilhelm III? Mai troppo presto, mai troppo presto. Come messo il force limit? Ok, siamo praticamente esattamente all'interno. Entro il limite del nostro force limit. 373 su 371, di due sopra. Praticamente vuol dire essere dentro il limite alla fine, dai. Aspetta, aspetta, aspetta. Il Portogallo si è preso qua, ha cacciato in Marocco da Liberia, ma credo che ora la Castiglia non abbia più le province per dichiarare Spagna. C'è troppa Francia, ci siamo noi, quindi gli manca quello. Finita un'altra centralizzazione statale qui. Ok. Esattamente cos'è che potrei fare in anticipo? Se facciamo l'amministrativa mi dà le counting house che sono tantissimi soldi, mi dà anche la capacità governativa, ma è uno spreco di punti, per adesso non la facciamo ancora, meglio investire in sviluppo. Ordiniamo sempre per economia di punti. Quanto abbiamo? 4606 di dev quando la seconda potenza ha solo 2485. Prima grande potenza per davvero. All'Austria. All'Austria prendiamo. Fammi un po' vedere. Hanno la cultura slovena accettata. C'è un Trieste che è slovena. La Dalmazia, quindi gli diamo anche Gorizia. Noi ci prendiamo Steiermark e Graz. Diamo la Gorizia alla Dalmazia. Ma no, vedi, io gli do tutti questi territori qua. In realtà, gli do pure la Carnia e Cilli. Tenetevi Cilli! L'importante è che Cilli non esista. Non ha neanche più il core Cilli. Non esiste più l'identità di Cilli. Riposa in pace. Bene. È un'Austria molto diminuita. Basterà? Se io mi prendessi anche la miniera. È qui la miniera d'oro? È qui sopra. Ok. Sì, se mi prendessi anche tutta sta roba qua. Ma in realtà non ci sono molte persone che si offendono, essendo l'Austria cattolica. Non possiamo forzare la religione dell'Austria, ma possiamo in una futura eventuale guerra, adesso che li abbiamo indeboliti. Voilà! Che roba! È eclissato un altro rivale, l'Inghilterra, che pensava di poter essere al nostro livello. Pagliacci. Sono tentato di attaccare i Timuridi mentre i Timuridi sono qua occupati. Allora, facciamo subito Castello di Ambra. Fammi anche fare un po' di core. Smederevo. La Serbia si è alleata con Baden. Aspetta, Baden non entra però. Stavo pensando. Attacchiamoli così immediatamente. Gli diamo la Dalmazia. Sarà una guerra lampo. Bravissima Dalmazia. Reclutiamo un altro generale. Chi è che ha territorio non legittimo? La Sassonia ha annesso Goslar? Maledetti, mi mancano le libere città poi. Maledetti, maledetti, maledetti. Fammi un po' vedere. Che cosa fare? Devo ridichiarare qualcosa a libera città? No, non c'è niente, non. Caspita, una fregatura. Smettetela di consolidare l'impero, solo io posso.
Sicuramente non è il caso di fare la guerra ai Timuridi. Ma la guerra al Chagatai uno la fa anche. Sono alleati con il Bengala. Noi chiamiamo Vijayanagara la nostra. Dobbiamo comunque avere, direi, almeno tre armate da queste parti. Sta arrivando anche quell'altra. Torniamo al fronte. Back to the front. Per favore, finite l'assedio in fretta. Così possiamo dare tutto. Allora, quanti votano a favore? 4. Quanti contro? 39. Dobbiamo aspettare di fare un po' di core, eh? Chiaramente. Ah, aspetta, qua stavo costruendo. Non mi fa fare il core per quello. Errore mio. Fai il core, per favore, grazie. Castello di Trakai lo faccio. Perché il livello 2 poi mi dà più splendore. Pensavo che desse più guarnigione. In realtà non è così utile sto castello. Anzi. Ma ormai l'ho messo in coda. Non mi metto neanche lì a disfarlo. Perché? Abbiamo un embargo di troppo sull'Inghilterra che non è più rivale. Lo revochiamo. Finita la Serbia. Diamo tutto ai nostri amici della Dalmazia. Voilà. E scusate se è poco. Qua i Timuridi arriveranno fino a non so dove. Trebisonda si è liberata, attenzione. Nel 1697 c'è ancora un'identità nazionale trapezuntina. Va bene, non c'è quella bizantina, ma c'è quella di Trebisonda, i casi della vita. Allora, io dovrei avere tre armate qui, perché ne ho solo due? Ero convinto di averne già spedita un'altra. Beh, ho capito, facciamo guerra al Chagatai. Andiamo! Obiettivo espandere la Russia in Siberia, in Mongolia esterna. Sì, esterna più o meno. E tutti questi bei posti. Tanto ci vuole tempo qua per poter far passare la riforma. Dobbiamo fare avere molto più di 50. Meno uno di stabilità. Tra un po' posso fare. Anzi, posso fare già adesso. Tra un po' farò un'altra guerra alla Castiglia. Tra un po' la faccio. Capacità governativa perfettamente sotto controllo. 9 voti a favore, 34 contrari. Mica poco. Questo è il momento in cui chiedo a Vijayanagara per favore di farmi vedere altre mappe. Tibet, Tibet, Tibet. Grazie. Territori in più che conosciamo. Quest'altra armata la mandiamo lì sotto. Questa qua, grazie mille. Portala il più in là possibile. Devo per caso. Ma sì, facciamo la Tech 24. Facciamo la Tech 24 anche qua. Leviamoci il dente, leviamoci il dolore. Momento di fare un po' di counting house. Guardate qua, più 1.60, più 1.25. Questi bonus mensili. Questo sì che ci pompa l'economia. Ci siamo beccati un po' di corruzione, che sfiga. Le porcellane di Meissen! Cambia il tipo di bene prodotto a Dresda, diventa porcellane. Altissimo valore. Cala un po' il valore delle porcellane, visto che adesso abbiamo scoperto come farle anche in Europa. Più 4 di base production, però. E 20 di prestigio. È uscita qua, a Dresda.
Fa la faccia di Dresda, guarda lì. Un bel 35 di sviluppo. Mica male. Assolutamente libera sti territori. Non ti permettere, Brema. Dovevi essere una libera città, ora non lo sei più. Mi fate arrabbiare, mi fate. Lealisti di successo in Russia. Hanno tutti 0% di Liberty Desire, che roba. Cinquantacinque. 11 principi a favore. Non è cambiato molto. Leggermente, leggermente di più. Se la Russia riuscisse a difendere i suoi territori da sola, ci farebbe comodo. Vianagar, mi fai vedere per favore le mappe dei tuoi posti? No, perché hanno degli interessi, quindi loro dicono: non ti do nulla. Che sfiga, oh. Il Deccan è ancora peggio perché dove stanno loro? Nord della Cina? Grazie per il nord della Cina. Devo migliorare le relazioni. Se miglioriamo le relazioni, aumentare la fiducia, cosa che si può fare. Sicuramente, visto che siamo stati in guerra così a lungo. L'imperatore è morto. Lunga vita all'imperatore. C'è un avvicendamento. 10 di autorità imperiale. Voilà. Friedrich Wilhelm III, 354. Uno che ci sa fare. È astuto. Un abile diplomatico. Quel 5 finalmente fa il caso nostro. E possiamo far passare la riforma appena non siamo più in guerra. E bravo Friedrich. Bravissimo. Qua mi è morto un generale a metà assedio. E lì l'armata senza generale, fastidiosissima come cosa. Adesso facciamo il tecnologia 23. Guge vuole fare pace con noi. Va benissimo, Guge. Timuridi stanno devastando gli ottomani. Come è successo all'inizio, alla fine del 1300, inizio 1400. Dopo 300 anni i Timuridi ritornano e devastano gli ottomani. Che timeline, che timeline. Strana. Molto strana. Continuiamo a occupare tutto il Chagatai. Vianagar, con te avrò dei favori sicuramente. Presumo. La fiducia è già al massimo. Quindi tutto ciò che posso fare è andare a migliorare le relazioni. Tecnologia diplomatica 23, non siamo più indietro. E abbiamo l'imperialismo, finalmente un casus belli, general purpose per chiunque. Una bastonata non si nega a nessuno. Perché? Perché sono più bello di voi. E neanche inglese. Imperialismo prussiano. Guarda, qua c'è da fare un sacco di soldi. Chagatai, Chagatai. Non sai mai, Chagatai. 36% di war score. Dai che forse adesso mi fanno vedere la mappa dell'India. Ancora niente. 171 è lì al limite. Ci stanno quasi pensando. Fammi vedere il sud della Cina. Sono vicino abbastanza al sud della Cina. Non ho un'armata in zona. In una zona contigua. Burma. Burma. Niente, comunque. Questi sono tutti posti dove me la farebbero vedere, ma non abbiamo un'armata in zona. Siberia occidentale, grazie. Dai, che ho una riforma imperiale da far passare, però. Non ho tutto il giorno. Facciamo così. Russia.
Russia. Ancora Russia. Sempre Russia. Russia. E Russia. La Buriazia è un vostro vassallo per caso? Fammi andare, voglio anche prendere quella, visto che la Russia ha il claim. Continuiamo a fare war score comunque, il più velocemente possibile. Quanto abbiamo di entrate al momento? 502, siamo a metà strada per l'egemonia economica. L'illuminismo non è uscito da noi, ovviamente. È uscito a Paderborn, in Germania, a Colonia. Qua di fianco. Si diffonderà comunque molto velocemente. Vediamo un po' se possiamo velocizzare ulteriormente. Dunque. Se assumiamo uno scienziato, invece di avere un banchiere centrale, va bene anche un filosofo. Assumiamo un filosofo. Si diffonde un po' più velocemente a Berlino, nella capitale, così. Andiamo a fare. Lavorare in questo senso. Oh, che problemi ha sta fortezza? Adesso la cannoneggio, assalto le mura. Ma che? È finita la fanteria, il problema è una fortezza in mezzo alle montagne, ok, capisco, è imprendibile. Capisco. Vogliamo liberarcene adesso, allora. Una volta per tutte. I Timuridi mi sembrava avessero fatto un casino esagerato. Si sono conquistati Hormuz e un pezzetto piccolo 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 di Arabia. Vabbè. Mi aspettavo molto di più. Ah, invece, guardate, guardate, la Spagna si è formata. Era davvero quello il problema. In realtà, tutte queste province che le mancano non sono un problema. Il problema era che c'era ancora un pezzetto di Marocco. Quindi, non potevano dichiarare la reconquista conclusa. Per quello non si formava. Sono la seconda grande potenza, neanche a dirlo. Insomma, ha senso, eh. E voi direte, perché stai spostando le truppe in quella direzione della Spagna? Chissà, non lo so, non lo so. Non lo so come mai. 230.000 uomini in tutto. Se sono tutti in Iberia, la vedo dura gestirli. Allora, finite le idee diplomatiche. Costa di meno la tecnologia, meno impatto delle tregue rotte, altre azioni diplomatiche e anche delle policy che ci tornano poi utili. Sicuramente, perché danno ancora più reputazione diplomatica, quindi poi per far passare riforme, le ultime riforme imperiali. Bene così. Ci siamo mangiati la buriazza. Dammi un'altra mappina. Non abbiamo unità in una regione adiacente, capisco. Pensavo di avere qualcosa. Aspetta, aspetta, fammi andare giù verso lo Yarkand, dovrebbe essere abbastanza. Fammi un po' vedere. Tanto potrei quasi chiedere ai bengalesi di dare un pezzetto ai miei amici qua di Vianagar. Poi. Ora me la fai vedere sta mappa? Non ho un'unità adiacente. Hindustan. L'Hindustan inizia qua sotto. Ok, allora capisco. Per cui. Non hai niente da farmi scoprire al momento. Ok, va bene. Caro Chagatai. Dammi dei bei pezzi di steppe e montagne altaiche. Sempre per la mamma Russia. Si espande 37%. Possiamo prenderci molto di più di così. Ok.
Nel caso di aspettare però l'imperialismo, perché tutte queste cose che adesso chiediamo in più non erano claim della Russia, quindi sale il costo in punti diplomatici. Fermiamoci così per adesso, dai. Allora. Belle espansioni in Siberia comunque, non da poco. Tu torna su qua. Ora! Ora. Vedo l'Ungheria rapace che si vuole conquistare il resto dei Balcani. Vogliono arrivare a Costantinopoli pure loro. Ungheria rapacissima. Parte la riforma! Voilà! Più autorità imperiale, più velocemente. Manca questa per rendere ereditario l'impero. E poi manca ancora questa per vassallizzare. Attenzione, non abbiamo un erede. È il Friedrich Wilhelm III a 30 anni, non 8. Ok. Chi si vuole sposare con me? Parte la Dalmazia qua. E c'è un Duca Slavic primo del Monferrato. Nome proprio piemontesissimo. Slavic. Devo qua farmi dare un altro erede a caso, caso tra virgolette. Magari mi ridanno un von Hohenzollern, visto che abbiamo sti von Mecklenburg. Ma che? Von Hortenburg, non sapevo neanche esistesse sto posto. 443 comunque. Fammi subito rivotare per me stesso. Adesso appena possiamo il trono diventa ereditario. Tre voti per noi. Il Palatinato ha un po' troppi voti per i miei gusti. Si è abbassata un po' la legittimità, forse quello è un problema. Perché stai votando Liegi? Fammi vedere il voto a me. Mannaggia voi. Berga? 100. Perché vi comportate in questa maniera? Tre voti a noi, due al Palatinato, uno alla Turingia e uno a Ingolstadt. Se tutti votassero il Palatinato, perderemmo il trono proprio sul più bello? Non molto accettabile. Fammi un po' vedere se posso di nuovo dichiarare delle libere città per caso, no, eh? Vabbè, non abbiamo. In questo momento non abbiamo ancora i punti, l'autorità imperiale, c'è da dire quello. Momento di fare guerra alla Spagna. All'Ispagna. Palatinato a meno 180. Se mi sposassi con loro, no, perché qualcun altro li supporta. Se mi alleo con Baden. No, non ha senso. Sempre lì che facciamo i conti mentalmente, ma. La Svizzera ha un meno 101 verso di noi rispetto alla Turingia. Queste hanno tutte le relazioni alte. Più uno relazioni per 10 anni, perfetto. 10 anni non è tantissimo, ma lo prendo volentieri. Mi alleo con Berg. Vengo qua. È attivo come policy. Cosa attivo? Attivo. Più un diplomatico? No. Attivo. Più uno di reputazione diplomatica. Ci dà più punteggio e ci aiuterà anche a far passare riforme più facilmente. È attivo anche un altro più uno di reputazione diplomatica qua. Bel totale di più due. Non dico che stiamo diventando come gli Asburgo che poi hanno il potere più 5, ma. Dai, poco ci manca! Allora, Berlino, dove sei, Berlino mia? Dai, che l'illuminismo arriva abbastanza in fretta, Berlino. Fammi fare un bel forte livello 8. Adesso arriva immediatamente, prossimo mese. Dalle altre parti si diffonde
abbastanza velocemente. Sono in buoni rapporti con Colonia? Ma che? Non siamo in buoni rapporti con Colonia. Ma non voglio fare guerra a Colonia davvero per adesso. Sì, fate uscire i ribelli ad Anversa. Che li schiacciamo. L'illuminismo si è diffuso. Si è diffuso, è arrivato a Berlino. Adesso si diffonderà nei dintorni di Berlino e con calma arriva dappertutto. Fammi mettere qua l'editto. Anche qua da queste parti a Königsberg. Così arriva più velocemente. Advancement. Advancement, advancement. Per avere l'istituzione prima, via. Qua centralizzo anche, già che ci sono. Non lo metto in troppi posti per ora. Dichiariamo guerra alla Spagna, casus belli. Imperialismo. Sono alleati con Ungheria e Toscana. Perdiamo la Toscana? No. Mi è scomodo. Vado dalla Toscana a dire. Vado dalla Toscana a dire. Voglio un erede. Voglio un mio erede sul vostro trono. Voilà. Ah, ma c'ha 25 anni. Ma no, ma mi è uscito un von Mecklenburg. Io non sono più von Mecklenburg poi. Mezzo casino. Beh, a sto punto, guardate, non abbiamo paura di nulla. Se dobbiamo fare guerra anche alla Toscana, la facciamo. Siamo Vianagar, Treveri, Augusta. Loro hanno Ungheria, Toscana e Scozia. Scozia si sta a malapena. Sarà sicuramente un conflitto molto interessante. Questa Toscana c'ha 150.000 uomini. L'Ungheria ne ha 100.000, anche se sono senza riserve. Non posso tenere tutte queste truppe qua come pensavo che avrei potuto fare. Servono in Europa. Adesso magari poi reclutiamo anche un'altra armata. Una cosa alla volta. Prima. Dobbiamo arrivare a Toledo. E si dà il caso che arrivare a Toledo non sia così complicato. Abbiamo preso 25 navi commerciali spagnole, ma adesso torniamo in porto. Chiamiamo anche Berg? Sì, perché no? Mi sposo con Berg, tra l'altro. Così. Ora votano per noi. 4 voti per noi. Ce l'abbiamo in tasca. Salisburgo è entrato in una coalizione contro di noi. No, non Salisburgo. Per Dio, per Dinci. Per Dinci Bacco, può far Bacco. Attenzione, vedo molti toscani. Piombiamo su di loro. Qualità delle nostre truppe è strepitosa. Non arrivano rinforzi in tempo, per fortuna, la vinciamo. Subito veloce a difendere Fiume, che è in mano a degli zeloti. Qua gli ungheresi stanno ancora facendo la loro campagna nei Balcani. Attenzione. Dobbiamo prendere le fortezze spagnole. Il prima possibile, lì abbiamo perso la nostra Andalusia prussiana, ma non importa, quello che conta è far cadere le fortezze spagnole. Non sarà così complicato farle cadere, non preoccupatevi. Voi state tornando. Più uno di Base Stacks, sì, grazie. Continuiamo a fare edifici del Force Limit e anche a fare Counting House per potenziare la nostra economia. Toledo è a 7%. Colonia è entrata in una coalizione contro di me perché sono gli stati imperiali rimasti cattolici.
fare un po' di contenimento con le relazioni. Mettiamo velocità 4. Bene, così facciamo cadere il sistema dei forti spagnolo. Mi spiace un po' che alla fine si sia formata la Spagna. Era divertente che non fossero neanche Spagna. Oh no, il Papa è in una coalizione contro di noi. No. Oh no. Questi 42.000 ungheresi sono isolati. Se li prendiamo prima della caduta della fortezza, sarà una grande vittoria. Se no sarà un pareggio, cosa vi devo dire? E siamo arrivati prima della caduta della fortezza. Stack wipe! Grandissima vittoria, l'avevo predetto. È caduta Toledo. Il grosso dei forti spagnoli è in mano nostra ora. Riusciamo a ingaggiare questi? No, stanno ritirando. Va benissimo così. Stanno andando a riprendersi Toledo in forza. No, 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 no. Dobbiamo ritirarci la Salamanca. Dobbiamo ritirarci la Salamanca. Per favore, su verso Burgos. Almeno quella fortezza dobbiamo prenderla. Non possiamo ancora ritirarci da Salamanca. Ce la facciamo. Siamo riusciti a ritirarci. Non abbiamo perso l'armata. È tutto ciò che conta. L'unica cosa di cui mi stavo preoccupando era davvero quella. La fortezza di Burgos è presa. Giù di qua, giù di qua, giù di qua. Adesso si riprenderanno in massa Toledo, presumo. Non c'è un generale qui? Spagnoli senza leader? Spazzati via! 60.000 uomini. Attenzione, anche questi su Toledo non hanno generale. Marciamo con due armate. Questa la teniamo a Valencia per occupare Valencia. Un'altra armata spagnola allo sbando. Abbiamo dimezzato la quantità di truppe in Iberia in due battaglie. Ce ne sono ancora molte. Una concentrazione non da poco. Bisogna fare attenzione, ma. Il peggio è passato. Sicuramente il peggio è passato. Caspita, guardate che porcheria gli ottomani. Sono stati partizionati più e più e più volte. Più e più e più e più volte. E più ancora. Immagina se io potessi. No, niente claim throne per noi. A parte che la Toscana ha sempre prestigio alto, c'è questo problema qua. Con tutte le loro idee basate sul prestigio. Quindi come glielo claimi il trono? Abbiamo ancora un po' di fortezze da far cadere. Come va? L'illuminismo si sta diffondendo? Per modo di dire. C'è a Danzica e a Berlino per adesso. Ah, ok. Anche nei Paesi Bassi si sta diffondendo. Potremmo già comprarlo per la modica cifra di 8.000 ducati. Diciamo anche di no per adesso. L'Ungheria non è arrivata a Costantinopoli, ma si è espansa un bel po' ai danni degli ottomani. Ci espandiamo, ma non ci allontaniamo troppo dalla linea dei forti. 6% di war score, Toledo è presa. Per quel che conta. Zagabria è caduta. Ci vorrei far uscire l'Ungheria dalla guerra. Però
Se riusciamo a far uscire l'Ungheria dalla guerra, giusto per ridurre la quantità di gente a cui badare, esatto. Non me la date, Zagabria. Devo infliggervi ulteriori danni, ok. Aspetto che i francesi occupino Pest e anche di far cadere questa fortezza. E poi fa facciamo pace con gli ungheresi prima che gli ungheresi devastino di nuovo, per la seconda volta in 20 anni, la Russia. Perché sapete che hanno questo vizio. I toscani stanno facendo un po' di casino nei nostri territori diretti. Pensavano non me ne stessi accorgendo, eh. Mancano Granada e Leone, e poi abbiamo tutte le fortezze della Spagna. Propriamente detta. Leone. Beh, Salamanca anche, ma Salamanca è a 78%. Esatto, caduta Salamanca. Che bello. La questione spagnola è risolta. Eccoci qua. Mi danno Zagabria, danno la Slavonia anche alla Dalmazia. Benissimo così per adesso. E continua a espandersi alla grande. Possiamo subito spostare queste truppe contro questi toscani. Per favore, vai a fermare quelli. Vai, 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 ingaggia. Armata toscana battuta, ci riprendiamo subito questa fortezza. Aspettate, non avevo notato che l'episodio è lunghissimo. Mega guerra mondiale, nel senso che c'è casino anche nell'America, ma noi non stiamo proprio a guardare. E in realtà anche Vianagar è coinvolta. Grazie mille per essere passati, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao!